sa di mamma. Senti se vuoi me lo combatti, senti se vuoi me lo combatti. Vola, 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 apri la bella, vola, 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 apri la bella. Ritrovati, eccoci con il gruppo etnico musicale Icardia. Benvenuti. Grazie. E Icardia è un gruppo musicale etnico fondato verso la metà del 2011 e ha su iniziativa in particolar modo di Totò Nicolò, che è promotore e attuale presidente, e di Giuseppe Nucera, che è il segretario. Ecco, cerchiamo di spiegare, di informare chi ci sta guardando in questo momento di come è nato il gruppo musicale dei Icardia, i primi passi. Allora, intanto ringraziamo Adele Melito per averci ospitato, per averci dato questa opportunità. Ringrazio a nome del gruppo intero, naturalmente. È nato così per gioco, a seguito di alcuni concerti natalizi organizzati dal sottoscritto, dal segretario Giuseppe Nucera e anche dal vicepresidente, il nostro chitarrista Piero Altomonte. E così, per gioco, tra l'altro siamo una realtà che è solo di San Carlo di Condofuri, quindi la nostra soddisfazione è che tutti i musicisti, questo gruppo è di San Carlo di Condofuri. Il cuore dell'area grecanica. Il cuore dell'area grecanica, da lì la denominazione Icardia, che significa proprio cuore, centro, battito, ritmo musicale. Ecco, qual è stato il primo esordio dei Icardia? Allora, la prima serata che abbiamo fatto l'abbiamo eseguita a Condofuri, in frazione Pietra, in occasione di una sagra che fanno annualmente lì da noi. Quindi un primo incontro pubblico con la popolazione sicuramente ha avuto un grande riscontro, perché la musica etnica coinvolge rispetto agli altri gruppi. Sì, infatti ci sono stati pareri molto positivi in questo senso, che ci hanno incoraggiato a continuare, e quindi ci siamo messi proprio sotto a fare anche ricerca relativamente ai testi delle canzoni, alla valorizzazione del nostro ballo tradizionale, che è la tarantella calabrese, che coinvolge il pubblico presente, e c'è stata da quella sera in poi una vasta chiamata, diciamo, di da parte di comitati, enti, comitati feste e via dicendo. Ecco, quali sono anche gli obiettivi del gruppo musicale? Perché ultimamente si ha un notevole riscontro in questo genere. Quali sono appunto gli obiettivi, gli scopi che la vostra musica si prefigge di raggiungere? Allora, diciamo che si parte dalla passione.
chi ha passione per la musica può capire queste cose. E poi quando da un insieme di persone, un insieme di strumenti esce una bella armonia, come appunto quella della tarantella, e allora si ha questo stimolo a continuare. O giuvine da chi ti chiami Anna, l'uomo ti lumiso e la Madonna, cateni lugaro fana la parma, cadi lontano là, cadi lontano là, cadi lontano là, duri mi veni, cadi lontano là, duri mi veni, cadi lontano là, duri mi veni. Cosa vogliamo, quali sono i nostri scopi? Sono quelli di portare avanti e riscoprire le nostre tradizioni, le nostre usanze, le nostre arti, i mestieri dei nostri padri attraverso la musica, e che spesso li ritroviamo nei testi delle canzoni. Nei testi delle canzoni, ma in particolar modo la musica viene anche non soltanto cantata ma anche ballata, e accanto certo. A voi ci sono le danzatrici, come ti chiami? Aurora Palino. Selene Carini. Da quant'è che ballate? Beh, noi abbiamo iniziato dopo 2 anni. Dal momento in cui si è creato il gruppo, siamo subentrate praticamente dopo. Io, diciamo, mi occupo più essenzialmente di ballare, lei più canta e... E portali capiti alla spagnola e si rivota la palermitana. Lo sai che ti manca, belle si regina, lo stemma adorerà sacra corona, lo stemma adorerà sacra corona. Aquila di Palermo, poi che splendori, poi bella di disetti cantoneri, quando ne scisti tu, ne scirono soli, ne scirono che raggi e decisferi, ne scirono che raggi belle decisferi, e da stanotte luna balla una bella vitola, e danza con lo vento come l'onda di domani, e danza con lo vento come l'onda di domani. La sua tia pelle de non vio, vai a nulla per riposo non aio, sperando mi fa giorno bella di Dio, sperando mi fa giorno. Lei appunto, qual è la tua canzone preferita che sei riuscita subito a entrare dentro, perché ogni cantante ha un pezzo che le riesce meglio? Vabbè sì, sostanzialmente a me piace più quella che canto io, però è ritornella. Però molti dei nostri brani comunque coinvolgono molto sia noi che il pubblico. Infatti proprio i nostri concerti non sono soltanto una pura esibizione, ma sono mirati proprio a risvegliare in ognuno di noi la nostra identità popolare, appunto rievocando le nostre tradizioni con comunque canti popolari. Ma non solo, anche con i balli, non ci limitiamo soltanto alla tarantella, ma abbiamo anche la pizzica, che balla appunto la nostra
ballerina e anche una varietà di strumenti, quindi non solo l'organetto, ma comunque anche la lira, la pipita. Quindi il canto si coniuga perfettamente con il ballo. Prima puoi spiegarci di che cosa si tratta, della pizzica, perché è un genere che viene ballato maggiormente in questi ultimi tempi. Sì, la pizzica appartiene alla Puglia. Noi l'abbiamo, diciamo, inserita nei nostri concerti perché appunto è una musica che attira molto e ha dei passi ovviamente diversi dalla tarantella. In particolar modo la tarantella viene appunto mostrata magistralmente all'interno appunto del vostro gruppo e coinvolge una larga fetta della sì, popolazione. Infatti, diciamo che tra pizzica e tarantella non c'è molta differenza. Quando si parla di taranta, già c'è la parola stessa, si avvicina alla tarantella. È il nostro ballo tradizionale, un ballo che fino a qualche anno fa, parliamo di una ventina d'anni fa, si era quasi completamente perso. C'erano pochissimi suonatori veramente d'organetto, addirittura era vietata suonarla in piazza, ballare in piazza, arrivavano le forze pubbliche e ti bloccavano. Perché spesso degenerava in episodi che non stiamo qui Perché la tarantella è un ballo di corteggiamento. Anche, sì, un ballo di corteggiamento e per altri motivi che spesso succedevano delle risse, spesso non si metteva d'accordo chi doveva ballare prima, chi doveva ballare dopo, mentre invece noi l'abbiamo riportata, l'abbiamo rimodernizzata, ballano tutti, è un ballo figurato, ci sono delle ruote, ci sono dei trenini, ci sono delle gallerie, è un ballo che coinvolge tutti e che fa spettacolo insieme a noi che suoniamo, fa spettacolo, quindi la gente si diverte. Prima che iniziasse l'intervista voi avete detto che siete contrario a insegnare la tarantella perché il classico calabrese nasce ballando, ce l'ha nel DNA, quindi non ha bisogno di alcun insegnamento. Ecco, era una battuta naturalmente perché ben vengono le scuole, ma noi pensiamo che il vero calabrese, detto tra virgolette, è quello che già balla da piccolino, che insegue questi sogni, insomma, gli altri, poi c'è quello che si vergogna, c'è quello che invece è più disinibito, insomma, ma pensiamo che tutti i calabresi o poco tanto sappiano ballare a tarantella. Ecco, poi in un momento
di crisi, ecco, in cui la gente è strafogata dalla quotidianità, che viene risucchiata dal dramma quotidiano. Nel momento in cui si creano questi momenti musicali, ecco, si crea anche una certa condivisione nello stare insieme. Sì, certo. Ecco, e la musica De Cardia riesce a centrare questo obiettivo. Sì, questa è la nostra soddisfazione maggiore, perché riusciamo a coinvolgere un po' tutti, proprio in momenti particolari dove abbiamo mille altri pensieri per la testa. Quella serata che vieni a suonare, a ballare con noi, a partecipare, ti svaga e ti distrae dai grossi pensieri che purtroppo la vita ci riserva. E quindi sono momenti che bisogna cogliere. Scendi la luce mia e contano le tu, aria di carni suoi come allora tu, aria di carni suoi bella come allora tu. Ballate, che mi rischiette maritati, e se non ballate buono, non te cante, non vi sono, e se non ballate pulito, giro, dicalo voi sul sito. Su, 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 quanto prima ne cangi su, 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 e quanto prima ne cangi su. Stiamo morendo bella di la polverata. E lo porti di pedraci con la rovina mia, maniando pedre e casi c'indio la vita mia, maniando pedre e casi c'indio la vita mia. Rosa Teresa, Catarinella mia, una goccia d'uto sangue sanaria la vita mia, una goccia d'uto sangue sanaria la vita mia. E abballati, che me ne siete maritati, e se non ballati buono non mi cante, non mi sono, e se non ballati pulito, ce lo dico, non voglio giro. Su, 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 canto prima di cangi su, 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 canto prima di cangi su. Tutti loro diventano peccatori, uno balla tutti loro diventano peccatori. Noi non ci stanchiamo mai e girando i paesi, tutti quanti hanno a ballare che sto sono calabrese, tutti quanti hanno a ballare che sto sono calabrese. Quindi ci aiuta anche a saporare. Esatto. Esatto, ma non so, secondo me ci ricarica per le giornate successive, perché è un momento di distrazione, è un momento di ballo, è un momento di divertimento. Ma anche allo stesso tempo di riappropriarci di quella che è la nostra identità culturale, che molto spesso viene accantonata, però recentemente c'è proprio una promozione e valorizzazione del territorio dell'area grecanica, in particolar modo la musica è uno dei componenti fondamentali. Sì, certo, soprattutto l'area grecanica, dove ancora molte canzoni vengono cantate in grecanico, dove tuttora in paesi come Galicianò, come Bova, come Rocudi, si parla il greco, e quindi cerchiamo di valorizzare anche queste ultime risorse che ormai rimangono relativamente alla lingua grecanica. Ecco, parliamo anche del repertorio. Dei brani che vengono appunto cantati, quindi ritorniamo sempre. Vabbè, sono vari, come ho detto prima, si va da una tarantella semplice a una pizzica, a una muttetta, chiamata così in gergo. Comunque sono balli che coinvolgono molto e che hanno comunque
Quindi il linguaggio dialettale è il protagonista nelle canzoni? Sì, sì. Sì, proprio è la base del nostro repertorio. Quindi accanto al repertorio fondamentale sono l'utilizzo degli strumenti. Sì, è uno dei nostri obiettivi quello di mantenere la lingua d'origine. Da qui l'uso esclusivo del dialetto calabrese, quindi tutti i testi ci riportano alla nostra lingua d'origine. Quindi. Perché purtroppo molti ragazzi, giovani di oggi, non conoscono il significato di certi vocaboli, di certe parole appunto che sono scomparse ormai. Però quello che ho notato è che rispetto agli anni passati la musica etnica, la musica che viene cantata e ballata, attira molto di più i giovani rispetto ad altri generi musicali. Secondo lei perché avviene questo? Ma forse per una questione di identità, sentirsi dire stai suonando qualcosa di tuo, ecco. Quindi noi ci riportiamo al vecchio repertorio popolare calabrese, stiamo cercando un'identità nostra relativamente alle canzoni da suonare, che non è facile, facciamo della ricerca anche per quanto riguarda, non so, musicare delle poesie antiche, dei proverbi, dei detti, e pensiamo che lavorando in questo modo possiamo salvaguardare queste cose, sia la musica sia la nostra lingua. Quindi nella musica sì, c'è questo ritmo incalzante della tarantella, la rivalutazione del territorio e la riscoperta anche dell'identità culturale che molto spesso viene certo. dimenticata, creando questi momenti di condivisione che sono fondamentali certo, nella società, esatto, che tra virgolette è stressata dalle varie problematiche e quindi esatto. è anche un momento per stare insieme. Esatto. Parliamo anche del tour musicale 2015 dei Cardia. Che a breve sì, inizierà. Abbiamo iniziato a fare già qualche serata, comunque già domenica prossima suoneremo a Benestare e inizierà questo tour musicale che ci accompagnerà per tutta l'estate. E come l'anno scorso, due anni fa, abbiamo deciso di rinominarlo Evviva Cuballa, proprio rispetto alla tarantella, che è una frase che ricorre molto spesso nei concerti. Molto spesso durante i concerti, proprio per invogliare anche la gente e caricare la gente a ballare, che appunto fa spettacolo. È un progetto molto ambizioso. Sì, diciamo che vogliamo ormai nella provincia di Reggio, diciamo, penso che ormai si conoscono tutti musicalmente parlando, abbiamo anche dei progetti che portano al di fuori di questi confini territoriali. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto dei concerti al nord, ad Assisi, abbiamo fatto a Domodossola, a Chivasso, in provincia di Torino, dove ci sono delle comunità locali, delle associazioni di calabresi che annualmente organizzano delle feste, proprio sarà la malinconia, sarà il fatto di trovarsi lontani, però si ritrovano durante queste serate e organizzano anche delle mostre di prodotti tipici calabresi, insomma è un momento di vivere due giorni in Calabria pur essendo in Piemonte. Quindi è fondamentale varcare i confini sì, calabresi e anche la musica arrivare oltre. Sì, secondo noi sì, e noi veramente abbiamo avuto questa bella soddisfazione, speriamo di ripetere quest'anno l'esperienza, stiamo aspettando delle risposte da Verbania, da Trento e da Domodossola ancora una volta. Quindi tutto è un work in progress. Esatto. Un'altra iniziativa molto importante dei Cardia, che Cardia non è soltanto musica, condivisione quindi è un ventaglio di ideali e di valori familiari, ma è anche solidarietà. È in atto una raccolta fondi per la lotta contro i tumori. Parliamo? Sì, certo, questa è la cosa principale per la quale abbiamo deciso di venire appunto da voi, perché vogliamo pubblicizzarla al massimo. Si tratta di un'iniziativa che abbiamo preso tutti assieme e pensiamo sia un'iniziativa importante. Lo slogan è un euro per la vita. Praticamente consiste questa iniziativa nel raccogliere dei fondi, un euro appunto, ci sarà una cassetta posta ai bordi del palco alla quale ognuno si può avvicinare e mettere un euro per ogni concerto. Questa raccolta poi verrà donata
alla LILT di Reggio Calabria, sezione di Reggio Calabria, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, perché pensiamo che oltre allo scopo di divertirci, la tarantella, il coinvolgimento generale, sia importante, tenuto conto di quello che succede in giro in questi momenti, che solo la ricerca, solo la programmazione, solo la prevenzione può aiutare queste persone che si trovano in questo stato di disagio. Per questo abbiamo, per dare trasparenza, per dare credibilità alla cosa, il nostro gruppo ha preso contatto e sta collaborando con la LILT, sezione Reggio Calabria, perché ci diano una mano anche loro, ci indirizzino su come comportarci. Ecco, come è nato il connubio tra l'associazione LILT e la Ecardia? Niente, noi abbiamo fatto una semplice ricerca su Reggio, perché in zona qui nostra non c'è, e tenendo conto che è un problema generale questo, che non riguarda solo una parte ma riguarda tutti, quindi è un problema nostro, abbiamo preso contatto con questa associazione, col presidente dell'associazione, che è il professor Leonardo Jacopino. E sono una serie di medici e di infermieri che fanno del volontariato. La loro attività consiste principalmente nel proporre annualmente delle campagne preventive contro i tumori, dove la gente può andare, essere visitata gratuitamente. E ci sono tre campagne per l'anno 2015, la lotta contro il tumore al seno, la lotta per il tumore alla prostata e quella per il tumore ai polmoni. Però non finisce qua, nel senso che loro durante l'anno, chi vuole andare a farsi visitare da questi medici, da questi volontari, perché è una ONLUS e ora è stato dichiarato ente dal Presidente della Repubblica, possono andare presso i loro locali, siti in via Panella, Reggio Calabria, a essere sottoposti a visita o altri accertamenti a metà prezzo, al di fuori delle campagne, diciamo, di prevenzione. E poi prestano anche la loro attività a domicilio, quindi in tutta la provincia mandano dei volontari, degli infermieri, dei psicologi, insomma, per aiutare l'assistito. E pensiamo che noi, se riusciamo a fine annata, quel poco che è, può servire sempre. Ecco, per noi è un orgoglio e una soddisfazione riuscire a fare questo. La raccolta fondi quando inizierà? La raccolta fondi inizierà il 29 di questo mese a Reggio Calabria, a San Gregorio esattamente, la zona industriale, in occasione della fiera campionaria città di Reggio Calabria. Lì il presidente della LILT salirà sul palco e dirà appunto cosa fa esattamente, spiegherà meglio di noi, meglio di me, ciò che questa associazione fa. Quindi è un'iniziativa molto importante, fondata sulla solidarietà, fondata anche nell'entrare ancora di più nel cuore dei fans, ecco, di Cardia, perché è un'iniziativa molto significativa e eccellente, ecco, in modo tale da avvicinare ancora di più alla musica, anche per non pensare, come dicevamo prima, ai problemi che possono esistere durante la quotidianità del... Sì, certo, io penso che un'iniziativa del genere, a prescindere, non si dovrebbe, diciamo, commentare, non è una presunzione, però penso che è una cosa che riguarda tutti, quindi pensiamo di trovare pareri favorevoli a questa iniziativa, pensiamo di trovare molti pareri favorevoli possibilmente. Quindi sicuramente appuntamento al 29 maggio. Vi aspettiamo, soprattutto le persone, soprattutto i potenziali donatori di questo euro, perché poi alla fine si tratta di un euro. Prima vedevo che accanto alle danzatrici c'è un bambino piccolino ed è la mascotte di Cardia. Come ti chiami? Mattia. Mattia, suoni qualche strumento in particolare? Tamburello. Dicono che sei voci. Mi hanno detto che sei un bambino prodigio, un fan prodigio. Sì. Mi è molto vino nero. Nacque il salmo dei santi che beveva tutti quanti.
Adamo ed Eva nel peccato, erano sotto un pergolato, per un grappolo rubato il papele fa ammazzato, dammi la verdondina, dammi la verdonda. Scritto nel Vangelo, chi non beve non va in cielo, chi al fin non è votato sarà poi scomunicato. Quindi sicuramente noi abbiamo avuto modo di ascoltarti, sei veramente bravo, continua, ed è anche questo uno degli obiettivi dei Cardia. Certo, invogliare certo. I giovani alla musica certo. Calabrese, a rivisitare la tarantella e soprattutto nell'invogliare la gente a partecipare a iniziative solidali. Quindi complimenti. Certo. Io ringrazio i Cardia, ringrazio anche tutti i componenti che non sono qui, li ringraziamo uno per uno. Sì, sì, certamente. Ve li presento musicalmente parlando, qui sono tutti alla mia destra. Giuseppe Nucera, il chitarrista. Antonio Candido, il nostro bassista, Francesco Manzi che suona l'organetto, il tamburello, la lira e la bibita. E aspettiamo qualche altro strumento. Alle percussioni e alla batteria abbiamo Antonio Altomonte, figlio dell'altro chitarrista e vicepresidente Piero Altomonte. E poi la nostra ciliegina, vi posso permettere, Selene Caridi, bravissima ai balli. E Aurora Paino, bravissima alla voce. E poi la nostra mascotte, Mattia Nucera, che la dobbiamo frenare, perché certe volte... è l'entusiasmo dei giovani. L'entusiasmo dei giovani. Un po' si svaga quando pensa alla fidanzata, quindi la dobbiamo richiamare. È normale, dai. Grazie mille e alla prossima, allora. Grazie, grazie a te, Merito. Grazie. Grazie.